Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di TG Brawl Stars. Arriviamo a 1000 like, condividete il video, iscrivetevi al canale se nuovi, lasciate l'hashtag TG Brawl Stars qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino. E andiamo avanti con le notizie di oggi ragazzi. Abbiamo dei bug da vedere, dei commenti da andare a leggere su Twitter e delle informazioni nuove interessanti da proporre. Andiamo a controllare. E siamo alla notizia del giorno. Supercell Make. Sono state scelte le due skin che hanno vinto il Bonanza, quindi le nuove skin che saranno introdotte di Bo all'interno del gioco: Horus Bo e Demonic Bo. Questi due creatori, Jedi Core e Beats, hanno vinto entrambi $10,000, quindi un premio enorme, e anche la loro nuova skin. Ma andiamo avanti a vedere le altre informazioni e delle domande anche su proprio queste nuove skin. E andiamo a vedere il primo commento di Frank, preso dal Twitter. Sì, assolutamente, come diciamo sul sito web, il voto aiuta a evidenziare le skin di cui la community è entusiasta. Quindi la votazione che sarà fatta sul Bonanza ha influenzato anche la loro scelta. Proseguiamo con un altro commento molto interessante. Aruko gli chiede: ciao, oggi è stato un aggiornamento opzionale nel Play Store. Controllo il Twitter e il Brawl Stars e non ho visto nulla. Erano solo alcune correzioni di bug? E Frank ci dice: sì, correzioni di errori. Interessante, voi sapevate che c'era un aggiornamento opzionale nel Play Store? Andate a controllare. Questo invece è un commento molto interessante di Frank, che va a specificare che non c'è ancora nessuna data confermata sull'aggiunta di queste due nuove skin. Allora, in passato aveva detto che potevano essere messe anche prima del nuovo aggiornamento con un piccolo aggiornamento opzionale, oppure potevano essere messe nel prossimo aggiornamento. Adesso non vuole confermare la data? Potrebbe essere stata spostata? Questo invece è un ribadire di Frank. Al momento non abbiamo intenzione di espanderci sulla strada del trofeo, quindi sulla Trophy Road esistente. Abbiamo alcune altre idee sulla progressione alternativa per le persone che hanno raggiunto la fine della Trophy Road. Quindi ci stai consigliando di arrivare alla fine perché potremmo avere delle novità? Frank, come al solito, ci dà delle informazioni e delle statistiche importantissime. Non li guardiamo da qualche settimana, quindi facciamo un ripasso vero. Questo post è del giorno prima e lo stesso, i dati sono dello stesso giorno. Come al solito, le statistiche sono per i giocatori attivi. La media dei giocatori attivi ha 4.986 trofei, quindi un tantinello basso, oserei dire. Top 10% 11.800 trofei, top 5% 14.000 trofei e il top 1% 16.500. Quindi tutti noi che siamo più in alto, quanto siamo? Questo è un consiglio che questo ragazzo Diego va a dare a Dani. Molto interessante, andiamola a leggere insieme. Tutte le modalità di gioco sono contrassegnate da una stella per ricordarti che non hai mai giocato a quella modalità oggi. Tuttavia, nella sete di potere è successo alcune volte che mi dimentico di giocare perché non ce l'ha. Cosa ne pensi di aggiungere eventuali avvisi visivi nella modalità? E Dani dice: buona idea, potremmo vedere degli aggiornamenti interessanti? Questa è invece una bellissima skin concept Tick Chef, fatta da Frankie BS, condivisa su Brawl Stars Italia Facebook, quindi andatela a vedere direttamente anche dalla fonte. Una bellissima idea, effettivamente anche un'ambientazione stupenda, la cucina dietro è la cosa che a me piace di più effettivamente, ma il Tick ha un suo stile, il cappellino da chef, la maglietta leggermente sporca, giustamente ti pare che non ti sporchi avendo per due braccia dei pot per cucinare, effettivamente molto carina da vedere. E ora passiamo ai bug della giornata, veramente interessanti. Andiamo a vedere questo ragazzo intanto, che ci fa vedere il suo bellissimo pocio, ci fa vedere il suo battle log della partita. Partiamo con il suo replay e andiamo a vedere che cosa è successo durante questa partita, ragazzi. Allora, giustamente è senza audio la clip, andiamo a controllare. Il ragazzo sta utilizzando il pocio nelle Brawl Ball. Che cosa succederà? Quale sarà il bug interessante che ha dato fastidio a questo ragazzo? Allora, I'm Just Better, già il nome dice tutto, è una persona che se la tira parecchio, possiamo dire. E andiamo a vedere che con questo pocio sta giocando abbastanza a distanza per essere sicuro di non prendere botte dalla squadra avversaria. Ok, sembra che hanno fatto un bel lavoro di squadra. Vai così, hanno ucciso tutti, sono pronti ad andare avanti. I'm Just Better prende la palla, pronto per fare il gol di rimbalzo col trick shot, e non funziona. Ragazzi, avete visto che cosa è successo? No raga, guardate, guardate il rimbalzo, guardate il rimbalzo di questa palla. Che cosa è successo? È andata dritta, non ci credo.
E adesso andiamo a vedere un bug della skin del nostro mitico Mr. P. Adesso non sappiamo se solo con Agent P o succede pure con la skin base. Fatemelo sapere qua sotto nei commenti, mi raccomando. Andiamo a vedere che cosa succede quando va in basso, gira e tira il colpo in su. Il braccio sinistro è in avanti mentre la borsa galleggia nell'aria. Bug visivo molto interessante. Sembra che altra gente stia provando a riprodurre il bug, anzi diciamo il glitch, che permette di rimanere vivi all'interno del fumetto soltanto in questa specifica mappa sopravvivenza. Quindi specifico sicuramente Supercell, conviene andarla a riparare perché molte persone stanno cominciando a fare test e a giocarci un pochino sopra. In questo caso, a differenza della clip dell'altra volta, lo stanno facendo dalla parte alta a destra della mappa, perché giustamente i due jump che fanno questo gioco ce ne sono uno in basso e uno in alto. Molto interessante, sembra che gli sta riuscendo tranquillamente. Stanno facendo avanti e indietro e si stanno appunto alternando il jump, perché durante il jump non si prendono danni da fumetto. Penso che la correzione più semplice da fare sia proprio questa: mettere i danni da fumetto pure quando si è in aria, e penso che sia facilmente anche risolvibile. Visto che siamo arrivati alla fine, ragazzi, voglio che mettete hashtag i vostri trofei e in quale top siete arrivati. Ci vediamo nel prossimo, ragazzi, episodio. Arriviamo a 1000 like, condividete il video, iscrivetevi al canale se siete nuovi, lasciate hashtag TG Brawl Stars qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino, e ci vediamo nel prossimo video.